Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: clamoroso, Charlene di Monaco è scappata dal Palazzo Reale, i sudditi sono alla sua ricerca. Alberto è distrutto. Che cosa sta combinando la principessa? Charlene di Monaco. La Whitstock è scappata da Palazzo Reale, un'altra clamorosa batosta per il consorte, Alberto II, che è distrutto dall'ultimo colpo di testa della sovrana. Charlene e Alberto in crisi. Charlene e Alberto di Monaco sono i protagonisti indiscussi dei gossip reali di queste settimane. Da tanto tempo non si parla che di loro, ma soprattutto della principessa malinconica, così come è stata denominata la Whitstock, che non trova pace. Whitstock. A causa di alcuni importanti problemi di salute, per oltre un anno, è stata lontano da Palazzo Reale ma soprattutto dalla famiglia e dai figli. Solo una settimana fa è ritornata a Monaco per poter proseguire la sua convalescenza a casa. La principessa si è rifugiata a Roccagel, in una fattoria sulle alture monegasche circondata dal verde e in mezzo alla natura e agli animali. Charlene. Ma, a quanto pare, anche la residenza estiva della famiglia Grimaldi le sta stretta. Sapete che cosa ha combinato la sovrana? È scappata lasciando Alberto e i figli a Monaco. La principessa è scappata, Alberto è distrutto. Charlene Whitstock non vuole più essere una principessa. La consorte di Alberto, dopo essere ritornata solo qualche giorno fa a Monaco, dopo oltre un anno lontana da Palazzo Reale, ha deciso di fare le valigie e lasciare la sua casa. Alberto II. Colpo di testa per Charlene che, secondo alcune fonti a lei vicine, sta vivendo un periodo ancora difficoltoso. Ma dove si è rifugiata la principessa? In questi giorni la Whitstock ha risieduto a Roccagel, nella dimora estiva della famiglia Grimaldi, ma proprio qualche ora fa, è volata a Berna, in Svizzera. La principessa è stata paparazzata dal settimanale tedesco Bild mentre, con indosso un largo cappotto marrone e stivali dello stesso colore, saliva a bordo di un aereo, all'aeroporto di Nizza, scortata dai funzionari aeroportuali. Anche il magazine Guasi sembra confermare queste voci. La principessa avrebbe intenzione di stabilirsi in Svizzera e avrebbe dato mandato alla sua segretaria di trovare proprio a Berna un appartamento dove vivere. Charlene ha lasciato Jack e Gabriella a casa con la promessa di rivederli durante le prossime vacanze scolastiche. Che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi? È davvero giunto al capolinea il matrimonio di Alberto e Charlene? Il suo ultimo e clamoroso gesto sembra non lasciare più alcun dubbio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.